got my run. Baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, era sovrapensiero. Buona giornata a tutti, buon venerdì, buon San Valentino a tutti gli innamorati, e non bisogna essere soltanto innamorati della propria moglie, della propria fidanzata o della propria compagna. Ah, ok. Auguri a tutti coloro che sono innamorati di qualche persona, insomma. Prima Lucia, mia moglie, mi leggeva un messaggio. Che cos'era? A chi è innamorato della mamma, chi è innamorato del papà, chi è innamorato del fratello, chi è innamorato dell'amico, insomma, a chiunque sia innamorato, insomma. Hai fatto gli auguri alla fidanzata? Stasera? Io non glieli ho fatti. Gli auguri no. Il regalo sì. Va bene, signori, grazie mille. Non abbiamo fatto tante bolle ieri, però quelle poche bolle erano giuste, quindi anche ieri è stato un successo. Poi, vedete, ci può anche, magari durante la settimana c'è ci può essere, non è che capita, ogni tanto capita quella giornata un po' così. Però alla fine quello che conta è il risultato finale, il risultato settimanale, il risultato mensile. Quindi io non posso che ringraziare tutti quanti voi. Ancora una volta, non mi ricordo con chi parlavo ieri. Signori, io non sono uno che si lamenta. Qui dalle nostre parti dicono che il pianto renda. Ma io invece non sono uno che si lagna, uno che si lamenta, perché, guardate, io credo di essere più che mai consapevole di ciò che noi vendiamo, di ciò che proponiamo. Sappiamo bene che non sono cose necessarie, e quindi il momento è quello che è, perché bisogna essere onesti, se ci guardiamo intorno è un momentaccio. Quindi, signori, io non posso che ringraziare tutti quanti voi davvero, perché siamo andati al di là delle nostre aspettative, perché è chiaro che chi fa il mio mestiere, che è un piccolo imprenditore, no? Si fa dei programmi, fa dei progetti, si prefigge degli obiettivi. Beh, noi li abbiamo superati tutti, signori. Poi ci sono i momenti in cui mi lagno, ma quello lo dico sempre, è deformazione professionale, perché non senti il telefono che suona. Ma se guardiamo a 360 gradi quello che è successo dal primo maggio ad oggi, signori, una standing ovation davvero, e un ringraziamento a tutti quanti voi per ciò che ci avete dato. Ma non parlo solo dell'aspetto economico, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Per cui, ancora una volta, grazie. Ci sono richieste? No, non fatele. No, 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 non fate come ieri mille richieste. Quante richieste abbiamo avuto ieri? Quindi non fate le richieste. C'è qualcosa che volete rivedere di ieri, di qualche altra trasmissione? Noi siamo qui senza problemi, diteci cosa desiderate vedere e lo facciamo. Il venerdì di solito si fa un po' il riepilogo di tutta la settimana, il che vi siete perso, insomma, no? Perché vi ho mostrato tanti oggetti inediti tra mercoledì e giovedì, non tutti sono stati confermati, tanti sono ancora qui, per cui diciamo che si fa. Poi mercoledì abbiamo parlato più che altro di Giappone, ieri più che altro di Cina. Oggi facciamo un po' il riepilogo, parleremo di Cina, di Giappone e di Europa. Per cui, se c'è qualcosa, ripeto, che desiderate vedere, me lo dite, io non ho nessun problema, incomincio con la vostra richiesta. E a proposito della richiesta, vi ricordo ancora una volta che la richiesta non vi obbliga assolutamente a comprare nulla. La richiesta vi dà la possibilità di vedere l'oggetto e di avere una presentazione di quell'oggetto, e quindi di avere tutte le caratteristiche, le condizioni, l'epoca, le misure, il prezzo. E se dopo la mia presentazione voi trovate che l'oggetto potrebbe eventualmente essere all'altezza, lo prenotate. Prenotare offre due vantaggi. Il primo, che lo vedi a casa,
lo guardi dal vivo e decidi. Il secondo vantaggio è che preclude ad altri queste chance, perché anche ieri, non mi ricordo su quale oggetto, ma è arrivata addirittura la terza chiamata. Signori, io dico sempre, per quanto a voi possa sembrare un voler forzare la mano, no? Ma io dico che se tu vedi un oggetto, la prima cosa che dovresti fare è telefonare. Prima che io finisca la presentazione, prima che io dico il prezzo, perché se quell'oggetto ti piace e tu sei il primo a chiamare, sei anche la persona più fortunata perché anticipi tutti gli altri. Ma se voi aspettate, e ieri non mi ricordo su quale oggetto, ma sicuramente mi avete fatto penare, mi avete fatto piangere su quell'oggetto, poi tre chiamate addirittura. Cioè, allora, se voi invece vi comportate come io dico, che cosa rischiate? Tirate fuori un centesimo? Tirate fuori dei soldini? Assolutamente no. Però, ripeto, anticipate tutti gli altri. Per cui... Chi? Non ho capito. Intanto grazie del messaggio e di quello che ci ha scritto, mentre non ho capito il nome perché volevo ringraziare. Ah, il signor Pietro. Ah, quindi quello che mi non capivo era il cognome. Sì, un saluto al signor Pietro, con cui non ho ancora avuto piacere di parlare, mentre con la signora sì. E mi saluti anche la signora. Buona trasmissione a tutti e buoni affari. Signori, io devo restituirlo, questo vaso e l'altro, no? Ma credetemi se vi dico che mi piange il cuore non aver avuto da parte vostra il minimo interesse su un capolavoro come questo. Questa è una murrina straordinaria, ma nel vero senso della parola straordinaria, signori. È una murrina con il vetro in doppio strato, e non è di quel, tanto è grande come vaso, ma non è di quelle murrine tipiche, classiche, straordinarie, anche quelle, che intanto sono opache, non sono così lucide, e poi accarezzando voi sentite proprio la tecnica della murrina sotto le dita. Tanto questa è una lamina d'argento, questo è argento, signori, e questo invece è un doppio strato, cioè la tecnica della murrina è stata realizzata sul primo strato e poi è stato dato un altro strato di vetro. È pesantissimo, infatti, non è di, ecco, generalmente le murrine sono anche leggere perché è vetro soffiato e poi sul vetro soffiato viene realizzata la tecnica della murrina. In questo caso, avendo un doppio strato, signori, il vaso pesa, non è che si vende a peso, però per darvi un'idea. È come quando vi dico, signori, nella mia vita di questo mestiere, no? Mi sono capitate tante di quelle oliere, tante di quelle crue, e anche lì, no? Mi avete sentito dire, quando l'ampolla della crue la senti che pesa 3 grammi, è perché il vetro soffiato è fatto adesso. Quelle antiche, signori, sono in cristallo, e il cristallo è molto più pesante rispetto al vetro soffiato. Quindi è questo che voglio dire in questo caso, no? Senza, ripeto, voler denigrare la murrina così come nella maggior parte dei casi è realizzata, no? Questo è straordinario per questa ragione. È un vaso di una bellezza incredibile, con questo verde di fondo. È grande oltretutto ben 26 centimetri, non mi ricordo la proposta ma la vado a leggere, 1200 euro. Questo grande ed enorme vaso di Murano in murrina è proposto a 1200 euro. C'è la tecnica della murrina, c'è la lamina d'argento, c'è la tecnica in filigrana, l'attimo di Venezia. È qualcosa di è bellissimo. Vedete, questo è proprio, ecco, qui si riesce proprio a capire, se conoscete questa tecnica, come veniva realizzata, proprio guardando questa parte qui, si riesce a comprendere la bellezza della murrina, che poi è una delle tecniche più importanti, è una delle tecniche più difficoltose, è una delle tecniche anche difficili da realizzare. Un discorso è soffiare un vetro e realizzare un bicchiere, realizzare un calice,
E poi invece qui c'è tutto il procedimento della murrina, che ripeto è una tecnica fantastica. E ancora una volta vi dico che se volete sapere come funziona la tecnica della murrina, me lo chiedete e io la spiego. Come dico sempre, di mia iniziativa non mi piace, perché sembra di salire in cattedra e di fare il professore. Io non voglio fare il professore, però se so qualcosa e qualcuno vuol saperlo, è giusto anche che me lo chieda, in modo tale che io vi spiego la tecnica della murrina. Bellissimo. Signori, credetemi sulla parola se vi dico che se lo vendo non è che ci arricchiamo, certo, ci guadagniamo qualcosina, no? E non è per questo che io dico che ogni italiano un pezzo di Murano dovrebbe averlo. Ogni italiano, signori. Per quale ragione? Perché è una tecnica ormai destinata a scomparire. È una manifattura destinata a scomparire del tutto. Le fornaci stanno chiudendo tutte, tutte, signori. Io non so quante ne siano rimaste ancora in piedi, ma stanno chiudendo tutte. Non c'è nessuno che vuole fare più questo mestiere. E guardate il controsenso, no? Il controsenso. La manifattura di Murano nasce a Venezia. Poi viene trasferita sull'isola di Murano, vuoi per il problema degli incendi, vuoi perché volevano preservare questa lavorazione e volevano mantenerla segreta. Tanto è vero che c'era una legge che vietava agli estranei l'ingresso nelle fornaci per non carpire il segreto del vetro. Ed era un lavoro che si tramandava soltanto di padre in figlio, di generazione in generazione. Oggi che invece vogliono che i giovani si avvicinino a questa manifattura, non vuol farlo più nessuno. Signori, io negli ultimi tempi ho visto un servizio su internet, sono solo persone anziane, sono vecchi maestri vetrai, non c'era un giovane. E se considerate che per fare un calice ci vogliono due maestri vetrai, non uno, ma ce ne vogliono due, il maestro soffiatore e il maestro che dà la forma all'oggetto. Perché? Perché quando viene preso il vetro incandescente che è fuso dalla fornace, no? Poi ci deve essere una persona che soffia in una cannula, ma non è facile insomma soffiare, perché se mi metto io probabilmente non ci riesco, oppure gli do un colpo talmente tanto forte che dall'altra parte, no, che c'è il maestro che dà la forma all'oggetto, gli va a finire in faccia, lo distruggo. Allora c'è questo maestro che soffia con la cannula che poggia su un cavalletto, no? Perché è lunga la cannula, no? È lui che gira, in continuazione gira, per non far cadere, perché il vetro, ripeto, è incandescente ed è morbido, no? Quindi per non farlo cadere, lui continua a muoverlo in questa maniera, da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, e dall'altro lato, mentre lui soffia e muove, c'è il maestro che con gli attrezzi dà la forma, che so, al bevante del bicchiere, ci infila dentro la pinza e lo allarga piano piano, piano piano, e mentre soffia, no, dà la forma al bevante, la parte che è di sopra di un calice, no? Due maestri per fare un bicchiere, due maestri, ripeto, per fare un bicchiere. E sono tutti anziani, non c'è più nessuno che vuol fare questo mestiere, signori. E il controsenso è questo. Una volta si sono trasferiti sull'isola di Murano per tenere segreto la tecnica del vetro. Oggi che invece vogliono che i giovani si avvicinino a questa manifattura, non ne vuol sapere più nessuno, signori. Sono solo persone anziane. E più passa il tempo, meno persone ci saranno, meno maestri vetrai, e anche per questa ragione le fornaci sono destinate a scomparire del tutto. E guardate, non ho fatto tutto questo cappello per venderlo, non mi interessa, signori. Però, ripeto, io ritengo che ognuno di noi debba avere almeno un ricordo di questa straordinaria manifattura, che in tanti hanno cercato di imitare, non c'è mai riuscito nessuno. La manifattura di Venezia ha avuto un breve periodo di decadimento,
soltanto quando è stata scoperta il segreto della porcellana pasta dura. Ed è in quel periodo che nasce il famoso lattico di Venezia, proprio per dare una risposta alla porcellana. Perché con la porcellana, signori, lo dice la storia, non è che lo racconto io tanto per, lo dice la storia. E nasce il lattimo di Venezia, quel colore bianco lattiginoso, no? Che si chiama lattimo di Venezia, che è la risposta, ripeto, alla porcellana, perché in quel periodo, quando nacque la porcellana, la manifattura di Venezia ebbe un breve calo, solo un breve calo, ma poi, signore, anche grazie ai grandi maestri che ci sono stati, Benini, Salviati, la fabbrica di Salviati è stata una delle prime al mondo. Salviati ha realizzato delle cose pazzesche. Prima me le sapevo tutte. Una in particolar modo me la ricordo, è la cupola di una moschea ad Alessandria d'Egitto. È tutta in vetro di Murano. E poi anche in America, delle cose, ora non mi ricordo in quale posto, ma posti importanti dell'America, ci sono i vetri di Salviati, signori. Salviati è stata una delle più grandi manifatture. 1200 euro. Ripeto, 1200 euro, va bene. Certo, dopo tutto quello che vi ho detto, signori, ma almeno una conferma me la sarei aspettata. Ma sul serio, ma non per quello che ho detto, per la passione che ci ho messo, perché a me piace tanto parlare della manifattura di Murano. Signori, io credo nelle cose nostre italiane, io sono un forte sostenitore dell'italianità. Ecco perché... Tante volte, ecco, questo è proprio il caso in cui fosse un gallè, non a 1200, perché un gallè, ma diciamo normale, no? Un cameo normale, di questa dimensione, almeno 2500 lo paghi. Se poi ha una tecnica particolare, lo paghi anche 20.000, lo paghi 30.000, lo sapete, no? Trovi un soggetto, diciamo, di quelli tipo gli elefanti, no? Se questo gallè fosse... di quelli che come soggetto all'elefante, beh, un gallè come questo, dico poco, 20.000 euro li vale tutti. Un soufflé, oppure la libellula, cioè quelle cose, quelli marchettati. Signori, è facile trovare un gallè alto così che costa 1.000 e un gallè alto così che costa 10.000, ecco, anche lì non è la misura che conta. Però gallè, tutti vogliono il gallè. Poi, un capolavoro come questo, vedete, questo è il risultato. E questa è la cosa che io dico sempre, no? Noi italiani, purtroppo, siamo esterofili, noi amiamo le cose straniere. Mentre un capolavoro in murrina come questo, perché questo è un capolavoro autentico, ecco il risultato, signori. Sapete che adesso stanno costituendo il consorzio dei vasi di Murano? Perché? Perché i cinesi, signori, stanno realizzando i vasi falsi. L'altro giorno sentivo la canzone di Checco Zalone, sono arrivati i cinesi. E lui chiude la... lui aveva la fabbrica, no? Sono arrivati i cinesi e poi... Va bene, dai. È bellissimo. Come fate? Ora, veramente, voi chiamate i vetri artistici, no? Ma di fronte... E poi, oltretutto, ve lo posso proprio dire, signori, a 1200 euro una murrina straordinaria come questa. È pazzesco. Come voi riuscite a perdere delle cose fantastiche e poi magari comprate delle cose... Va bene. Ma sapete che cosa vale il turchese, signori? Vai. Ma sapete che cosa vale il turchese, signori? Sapete che il turchese costa come e quanto il corallo? Il turchese costa come e quanto il corallo. Tanto è vero che si vende a grammo. Ora, una scultura come questa, che rappresenta questa è la divinità con la faccia dell'elefante, no? Con la testa dell'elefante. Un grande turchese come questo, ma può mai costare 450 euro? 450 euro?
O può mai costare un Buddha come questo 250 euro e sai che non compri un Ezuki a 250 euro? E questo è turchese, vero, turchese naturale, come il precedente d'altra parte. Questo è turchese naturale, questo è turchese autentico. Ma può mai costare una scultura in turchese 250 euro, signori? 250 euro. Non compri davvero il più banale dei Netsuke. Questa è la realtà. Ieri poi stavo presentando questo e mi è arrivata un'altra richiesta e quindi non l'ho potuto più presentare, o perlomeno come io ritengo giusto presentare un oggetto. È un soldato sul cavallo. Guardate che cosa è. E volete sapere una cosa straordinaria? È un monoblocco. Di solito non lo sono mai. Di solito, ripeto, non lo sono mai. Guardate che cos'è questo. 600 euro. Dico bene, 600 euro. Una scultura alta 18 centimetri per 10 centimetri. 600 euro. E non è la solita scultura, la solita figura, il solito soggetto. È un soldato a cavallo. Quale? Signori, guardate, credetemi, a me, cioè, è chiaro che sono felice quando vengono confermati gli oggetti, ma questo è normale, no? E sono qui per quello. Però vedete, io non riesco a capire ancora una volta che cosa vuol dire, un attimo ci penso, vediamo. Quando sapete che la prenotazione non vi obbliga a nulla, che lo vedete a casa lo guardate, lo valutate, se vi piace lo comprate. Anzi, vi dirò di più, ce n'è uno di fondo rosso che adesso vado a prendere, vi do anche la possibilità di scelta. Cioè, signori, l'ho detto prima, anche ieri, per l'ennesima volta, seconda e terza chiamata su non mi ricordo cosa. Allora, quello che vorrei voi comprendeste, signori, è che la prenotazione... Dove? Dicevo, vedete, c'è anche di colore rosso. Costo uguale, 1200 euro. È più antico. Ma, vedete, signori, se era un messaggio, il messaggio può essere interpretato male, così come lo sto interpretando male. Perché non mi chiamate? Perché sembra come se fosse un voler puntualizzare, mi perdoni, signor Pietro, non sapevo fosse lei, intanto, però è quello che è, come l'ho interpretato io. Questo è il colore del turchese, no? Però si patina, questo è più antico, e diventa così, diventa di questo colore. E più passa il tempo il turchese, anche un turchese lavorato adesso, no? Più passa il tempo, più si copre di questa patina. Questo è il colore del turchese quando è antico. Questo è più giovane, questo 1940, 1950... 930, questo invece è antico, questo è fine 8, primi 9. Quindi questa differenza di età fa assumere al turchese questo colore. Come l'altro Buddha, perché poi di Buddha ne ho anche un altro, e anzi, di verità, eccoli qua. Qui ci sono tre Buddha, vede? Quello centrale è più giovane rispetto agli altri due. Ma tutti e tre nascono di questo colore.
Vede, anche questi due sì, non sono dello stesso identico colore. Vede, questo è ancora di un verde più scuro. Si è patinato di più. E la patina, signori, non è altro che il segno del tempo. È quello che spiegavo l'altro giorno sugli avori, no? È il segno del tempo. Anche il mobile si patina. Il mobile, se non gli si dà mai una bella rinfrescata, una bella, come posso dire, ingrassata, ecco. Il legno si tende a seccarsi. Mentre sul mobile però si può operare, qui no. E vi stavo dicendo a proposito dei vetri, e mi le chiedo scusa, signor Pietro. 1200. Sono due straordinarie murrine, e ve lo ripeto ancora, signori, la tecnica della murrina è una tecnica pazzesca, pazzesca. E questi, e guardate, io non mi dimenticherò mai, quando li ho presentati per la prima volta, mi ha chiamato un maestro vetraio di Murano, un maestro vetraio di Murano. Questi vengono fuori da una fabbrica, mi correggete, signori, ora non voglio dire eresie, perché poi non è che ci si può ricordare di tutti i nomi, di una fabbrica che ormai è chiusa, che si chiama Ave, può essere? Correggetemi voi se lo sapete. Ave, dovrebbe essere Ave. Vengono fuori da questa fabbrica. Sono gli ultimi rimasti sul mercato, perché è chiaro che una fabbrica che non produce più già dagli anni 50, dagli anni 50 non esiste più questa fabbrica. Immaginate cosa si può trovare sul mercato di questi oggetti, di questa roba qui. Ecco perché dico che ogni italiano dovrebbe averne almeno uno, perché ancora una volta, ecco, l'ennesima fornace che chiude la serranda. Pensate, pensate. Io mi auguro che vengano confermati entrambi, ma ve lo dico davvero. Eccolo qua. €600. 600 euro. Vi voglio far vedere due coppie di Satsuma, uno più bello della, una coppia più bella dell'altra, signori, nel vero senso della parola, a cominciare da questa. Questo ha il drago che è a rilievo. Sono di una qualità questi due Satsuma pazzeschi, tutto a rilievo. Vedete, tutto il corpo del drago è tutto a rilievo, sotto le dita si sente, fino poi nella parte superiore, vedete, qui è ancora più alto il rilievo. Non so se si riesce a notare, qui però il rilievo è molto, ma molto più alto. Qui lo è ancora di più, dove c'è la zampa, e poi arriviamo qui dove c'è la testa del dragone, guardate. Sono due vasetti Satsuma, vasetti. Per quanto riguarda la dimensione forse sono vasetti, ma per quanto riguarda la qualità assolutamente no. Satsuma con i simboli del clan Shimazu, manifattura imperiale, questa coppia è proposta a €1200, sono alti 15 centimetri e mezzo. E poi c'è questa coppia più piccola, ma non meno bella e tantomeno meno importante. Sono due chicche, ma sono due chicche vere. Guardate che qualità, due vasi che certamente non si fanno notare per l'altezza, sono 9 centimetri, ma per la qualità certamente sì. €750 per questa bellissima, ripeto, bellissima coppia di vasi. €750. €750. Due vasi straordinari. Uno e due.
Satsuma della più bella qualità. Satsuma, ripeto, della più bella qualità. Vedete, Satsuma è un'altra di quelle manifatture particolarissime che può creare non poca confusione nella mente di qualcuno. Perché? Perché è facile trovare Satsuma di un metro a 1.000 lire e due Satsuma come questi a 1.200 euro. Ripeto, Satsuma è un discorso molto particolare. Satsuma è una manifattura di quelle che trovi le cose fatte oggi, trovi le cose che non sono di qualità. C'è il signor Paolo all'ascolto che mi ha chiamato ieri? Signor Paolo da Trento, mi sta seguendo? Se mi sta seguendo mi fa un colpo di telefono? Bellissimi, 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 di grandissima qualità. E allo stesso tempo vi voglio far vedere un cloisonné straordinario. Anche qui, stesso identico discorso dei Satsuma. Questo costa 1.300 euro. Dirà qualcuno. Ma io ho comprato una coppia di vasi Satsuma, di cloisonné Giappone, di mezzo metro, e li ho pagati meno. Certo che è possibile, io mica dico che non è vero. Ah, grazie a lei, signor Pietro. Questo è un cloisonné filo argento di una bellezza e di una qualità incredibile. È in perfetto stato di conservazione. Vedete, queste sono quelle cose che io spesso dico non sono per tutti. Non sono per tutti perché? Perché non tutti, signori, comprendono la differenza che passa tra un oggetto e l'altro. Satsuma? Satsuma, tutto Satsuma, e tutto deve essere uguale. Cloisonné? Tutti cloisonné sono, per cui un cloisonné deve costare come l'altro. Assolutamente non è vero, signori, perché non è così che funziona. Bisogna sempre guardare determinate caratteristiche, tra cui la principale, che è la qualità. La qualità, signori. La qualità è quel qualcosa che rende mille volte più importante, se c'è la qualità, un oggetto, o lo rende mille volte meno importante se non c'è la qualità. Vedete, io quando devo far comprendere l'importanza della qualità, no? E faccio sempre un esempio. Ecco, noi guardiamo questo vaso. Noi contattiamo 10 esperti. 10 esperti, ognuno di questi darà magari una quotazione diversa, no? 10 quotazioni diverse, ma sempre all'incirca intorno a quello che è la quotazione giusta, perché altrimenti non sarebbero esperti. Allora uno dice 1.300, l'altro dice secondo me vale 1.200, l'altro dice secondo me 1.400, 1.250. Ma se c'è una cosa su cui tutti e 10 non possono che essere d'accordo al 100%, e sulla qualità di un oggetto, perché se c'è è impossibile negarla, se non c'è è impossibile anche inventarla. Allora, questo è uno di quei cloisonné straordinari, questo è uno di quei cloisonné da andare fuori di testa, questo è uno di quei cloisonné pazzeschi, ma pazzeschi nel vero senso della parola, signori. Bellissimo, bellissimo. Allora, li rivediamo. 1.200, i due Satsuma più grandi, 1.300 e 750 euro. 750 euro. Va bene? Come? Chi?
Sì, digli che da oggi noi abbiamo cominciato. Bellissima questa placca, bellissima. Signori, parliamo di una straordinaria placca francese della seconda metà del XIX secolo, di una qualità e di una bellezza incredibile, di una qualità, ripeto, e di una bellezza pazzesca, proposta a solo 1.600 euro. Proposta, ripeto, a solo 1.600 euro. Signori, vedete, sono più che mai convinto che una placca come questa a 1.600 euro è un regalo. E non ho né paura né vergogna a dirlo, perché so quanti esperti mi guardano e quanti antiquari mi guardano. 2.500, 3.000 euro sarebbe un giusto prezzo per questa straordinaria placca. A 1.600 euro ve la sto letteralmente regalando. Ve la sto letteralmente regalando, signori. Una placca di straordinario livello, una placca di straordinaria bellezza, una placca di straordinaria qualità, con una delle immagini più belle, la Madonna col bambino, una placca grande 18 centimetri d'altezza per 13 centimetri. E in questo momento credo di poter dire che chiunque di voi sia all'ascolto sta commettendo un sbaglio enorme, enorme. Queste sono delle opportunità da non perdere, signori. Io lo so che voi apprezzate molto di più i lavori orientali, è il nostro pane quotidiano quello. Ma, vi capita una placca di questa bellezza, una placca di questo livello, una placca di questa qualità, non dovreste mai, e dico mai, lasciarvela sfuggire. Mai e poi mai lasciarvi sfuggire una straordinaria placca come questa. Signori, di solito le placche sono grandi quanto tutto questo e all'interno di questo spessore ci può essere la battaglia, ci può essere il personaggio, ci può essere il cavallo, ci può essere chiunque. Scusate, notate che spessore che ha questa placca. Notate lo spessore e rendetevi conto della sua straordinaria qualità e della sua straordinaria bellezza. Anche poi per l'immagine, una delle immagini iconografiche certamente più belle, la Madonna col bambino. E poi, se dopo tutto questo noi abbiamo un prezzo assolutamente ridicolo, e lo ripeto ancora, assolutamente ridicolo, chiunque di voi sia all'ascolto in questo istante e non conferma questa, commette uno dei più grandi sbagli che si possa commettere nel mondo dell'antiquariato. Ripeto, commette uno dei più grandi sbagli che si possa commettere nel mondo dell'antiquariato. Perché una straordinaria placca come questa, a 1.600 euro, è un autentico regalo.
a 1600 euro, ripeto, e lo dico veramente alla persona più cara. Lo dico alla persona più cara. Dammi retta, dammi retta. Vale molto, ma molto di più. Guardate, se c'è tra voi una di quelle persone che si diletta anche, no? Lo fa in parte per mestiere e in parte perché si diletta a comprare gli oggetti e a rivenderli, beh, compri questa, compri questa. Compri questa, la riporta da un'altra televendita. E ci guadagna, non poco, e ci guadagna non poco, ve lo garantisco. A 1600 euro. A 1600 euro, ripeto. Sai che ho contattato questi? Fine mese mi devo risentire. A 1600 euro, ripeto, che sbaglio che state commettendo. Ma voi lo apprezzate l'antiquariato oppure no? Ma voi lo amate l'antiquariato oppure no, signori? Ma siete collezionisti oppure no? Allora no, non siete collezionisti. Non siete collezionisti. Siete solo spettatori. Sì, solo spettatori, signori. Perché, ripeto, un collezionista una placca come questa non se la lascia sfuggire, né oggi e né mai. Oh, è questo che voglio tenere sotto controllo. Mi ha chiamato l'altro giorno, lunedì mi ha chiamato. Sì, ma sul... Ho detto vai, vai. Bellissima. Da non credere, da non credere, ripeto, da non crederci. Eppure siete capaci di perdere questa. La Madonna, oltretutto la Madonna col bambino, cioè fosse, ma non lo so cosa, ma la Madonna col bambino. Ma ci siete, signori? Comincio ad avere qualche dubbio. Comincio ad avere qualche dubbio. Perché, ripeto, una placca straordinaria come questa ha solo 1600 euro. Signori, io lo sto distruggendo il mercato dell'antiquariato. Io sto distruggendo il mercato dell'antiquariato. Io... Mi dai la linea? Signori, perché dico io sto distruggendo il mercato dell'antiquariato? E dietro di me poi tutti gli altri. Perché? Perché da quando è nato Antiquariato Ricci, 5 anni e mezzo fa, scusatemi signori, ho un problema all'occhio, 5 anni e mezzo fa, da quando è nato Antiquariato Ricci, quelli che c'erano già hanno dovuto cominciare a fare i conti con noi. E hanno cominciato ad abbassare i prezzi, perché sino a prima di Antiquariato Ricci, perché di tutti i miei ex colleghi, io sono stato il primo, signori, poi mi hanno seguito uno dietro l'altro, qualcuno mi ha chiesto anche come si fa, e gli ho spiegato come avevo fatto io, no? Ma prima c'erano soltanto quelli e qualcun altro che faceva i paragoni con quelli, quindi... Quello te lo dà a 10, io te lo do a 8. È chiaro che conveniva, no? Poi è nato Antiquariato Ricci. Quello te lo dà a 10, quello te lo dà a 8, Antiquariato Ricci te lo dà a 2. Di conseguenza hanno dovuto tutti quanti adeguarsi. Quindi, per colpa del sottoscritto,
Stiamo distruggendo tutti quanti il mercato, signori. In questa maniera, proponendo un capolavoro come questo a soltanto 1.600 euro. Ma questo non è da 1.600 euro, signori. Ma se voi riuscite, dopo tutto questo, a perdere una straordinaria placca come questa, vuol dire che è finito il mondo dell'antiquariato, allora. Perché se voi non provate interesse su una placca fantastica come questa, di questa bellezza, di questa qualità, e a un prezzo così ridicolo, allora vuol dire che è completamente finito allora il mercato dell'antiquariato. Oltre ad averlo distrutto a livello proprio di prezzi di mercato, l'abbiamo distrutto anche a livello di interesse. E questa è la cosa che... Perché una placca come questa... Forse siamo noi che abbiamo tre persone all'ascolto, signori, perché sono convinto che da qualche altra parte, e lo vedo con i coralli Trapani, no? Ad esempio, e lo vedo con le sculture in avorio europee, da altre parti dove hanno un seguito maggiore, prezzi duplicati, triplicati, arriva la conferma sempre. Lasciamo stare i pazzi, no? Una placca come questa, in una di quelle aziende dove c'è molto più audience rispetto a noi, signori, una placca come questa, ma voi pensate che ve la propongono a 1.600 euro, dove hanno da pagare 20-30 dipendenti anche? Ma pensate che ve la danno a 1.600 euro? Il segreto nostro è uno soltanto, saper comprare e essere i quattro gatti. E quindi riusciamo a contenere le spese, signori. Perché se noi fossimo 20 persone, ma pensate che potrei mai darla a 1.600 euro questa? E gli stipendi come li pago? Con il nostro 30% di ricarico, così si pagano gli stipendi? Vuol dire che devi fare durante una trasmissione 100 bolle. Allora, se fai 100 bolle a trasmissione, ci stai dentro. È chiaro che sono tante bolle, tanto il guadagno anche. Ma 100 bolle oggi non le fa nessuno, signori. Non le fa nessuno. Lasciate perdere quelli che sentite, confermato, 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 manco il tempo, confermato, bugie, tutto falso. 100 bolle oggi se le sognano tutti quanti. 35 bolle come abbiamo fatto noi durante la svendita. È un numero oggi impressionante, impressionante. Ma vi posso fare una domanda, signori? Voi che mi state guardando, tutti, nessuno escluso. Ma voi amate l'antiquariato o no? Vi prego di rispondere. Perché se non mi rispondete vuol dire che non lo amate l'antiquariato, che siete talmente tanto indifferenti all'antiquariato che non, chiaramente non potete neanche rispondere. Perché una persona appassionata di antiquariato, una persona di quelli malati di antiquariato, almeno una risposta, perché si sente tirato in causa. Come? Io sono un collezionista, sono un amante dell'antiquariato, quindi queste cose non le puoi dire a me. Mi chiama. Ma se non mi chiamate, vuol dire che all'ascolto veramente non ho nessuno che ama l'antiquariato. Mi dispiace dirlo, però lo penso, signori. Io dico sempre le cose che penso. Purtroppo, perché oggi non conviene. Falla rivedere ancora, dai. Ma che pazzia, che follia. E signori, se non mi arriva neanche una telefonata, allora veramente oggi la sospendo io la trasmissione. Perché se non merito neanche una telefonata, vuol dire che devo veramente sospendere la trasmissione oggi. Perché non ho il pubblico, scusatemi se lo dico, all'altezza di certi oggetti. Perdonatemi se parlo così, ma lo dico con il cuore. Non ho nessuno che merita una placca come questa. Mettiamoci dietro qualcosa, va. Così almeno il pannello regge. Buonasera. All'ascolto avrò soltanto persone come quel signore che ieri ha mandato il messaggio. Una volta ha scritto, una volta era un piacere guardare le trasmissioni di Ricci. Oggi fa solo polemica. Come?
E qual era? Ah, e lo riprendo subito. Come mai non te l'ha detto? Non era convinta? E allora, signori, mi dispiace, la trasmissione è sospesa. Neanche una telefonata per dire io sono un appassionato. Ma credo davvero di avere all'ascolto persone solo come quel signore che mi ha mandato il messaggio. Solo spettatori e basta. Non c'è niente da guardare in TV a quest'ora e quindi guardiamo quel cretino di Saverio. Non c'è Beautiful? C'è ancora Beautiful? Penso di sì, sono diventati vecchi, però Ridge con i capelli bianchi, se non se li è tinti avrà i capelli bianchi Ridge. Brooke avrà le rughe se non si è fatto il lifting. Si sarà alzata i cosi, quindi i zigomi, le labbra, si sarà rifatta le labbra. Qualcun altro sarà pure andato. Com'è? Che dice la signora? Allora, questa placca è proprio l'emblema della trasmissione di oggi. Non avrei, intanto ero convinto che sarebbe stata confermata, ma se anche un'immagine come questa, fantastica, bellissima, la maternità, non suscita in voi la minima emozione, allora veramente, signori, ho all'ascolto solo un pubblico indifferente. Poi se invece fai vedere i Nezzughe pornografici arrivano 1000 telefonate, ma tu ti rendi conto? No, io non li prendo, io non li voglio, eppure invece quelli sì, me li fai vedere da vicino? Lo so che Io mi rifiuto di presentarli a quest'ora, mi guarda mia figlia, mi guarda mia nipote, mi metto a presentare i Nezzughe porno. Però se fossero dei Nezzughe porno, tutti avrebbero chiamato. Io voglio quello che stanno uno così e l'altro colà, io voglio quello con la gamba sollevata, Sì. La settimana prossima glielo portiamo. Signori, voi non avete idea quante richieste io abbia di Nezzughe porno. Voi non ne avete idea. Io mi rifiuto di prenderli, così come mi rifiuto di presentarli. Io una volta ne avevo uno, non era un Nezzughe, era un kimono, era grande così, con 6-7 figure, ma separate, no? A coppie separate, c'era il ponticello, c'era il paravento anche davanti, perché c'era una coppia da un lato, una coppia dall'altro lato, e per darlo avrò impiegato, dico poco, 2 anni. Pensate che l'ho anche dato a un mio amico per metterlo in vetrina a Parma, poi l'ho ripreso perché non l'ho venduto neanche lì. Sono riuscito dopo un paio d'anni a venderlo, perché ho detto a una persona che me l'ha chiesto: senti, io non te lo presento, se vuoi lo vedi a casa senza impegno, altrimenti ve lo ce lo riportiamo indietro, non c'è problema. E così è stato, e poi l'ha ritirato, perché io non li voglio presentare.
Io mi vergogno a presentare un Netsuke porno a quest'ora soprattutto, che ho i nipotini che mi guardano, le figlie che mi guardano. Cioè, mi sentirei male. Eppure sono convinto che se mi metto qui con il Netsuke porno arrivano 10.000 telefonate. Proprio l'altro giorno un mio cliente mi ha mandato la mail che una persona di sua conoscenza, che non c'è più, aveva una collezione pazzesca di Netsuke porno e la figlia vuole venderli. Per quelli sono sicuro che arriverà. Per una maternità come questa, niente, niente di niente. È pazzesco, signori. Che cosa è diventato il mondo dell'antiquariato? È pazzesco. Ecco, questo è il nostro storno. Confermato 2 giorni fa, non è mai uscito. E io ringrazio la signora, che non ci fa perdere tempo, decisa, lo ha annullato. Parlo di questo straordinario corallo Trapani. Parlo di questo incredibile corallo Trapani. Signori, poi cercherò di trovarla una basetta, ma questo a mio parere andrebbe messo in un bel passepartout, con una bella cornice, signori. Vedete, una figura femminile con i due putti alati, uno da un lato e uno dall'altro. È un ramo che si triforca, no? Perché questo sarebbe il ramo del corallo, no? Da questo ramo, guardate cosa ha realizzato questo artista. Trapani. Trapani di assoluto livello, Trapani di assoluta bellezza, Trapani di assoluta qualità. Bellissimo. Com'è? Ridge è cambiato, non è più quello. Ah, Ridge è cambiato? Paolo, grazie, non lo sapevo. Ridge non c'è più allora. Paio di anni fa è venuto qui per un matrimonio, lui e lei, a Polignano, sì. Ma credo che sia venuto per il matrimonio, mi pare, del figlio dell'Emiro lì. A un matrimonio sono venuti. Perché un paio di anni fa si è sposata la figlia di un Emiro, di uno sceicco, di un Emiro, e hanno praticamente bloccato tutto a Polignano per un mese. E chi era? Ah! Non era sceicco. Sì, quello lo sapevo. Cioè, tutta la gente che aveva comprato l'ombrellone per un mese, gliel'hanno tolto, cioè hanno chiuso le spiagge. Eh beh, certo, perché avranno risarcito anche le persone. Questo è un pezzo fantastico, questo è Trapani, signori, eh? Questo dovreste strapparmelo dalle mani. Se solo voi conosceste i valori di mercato del corallo Trapani, signori, questo è un corallo da 8-9 mila euro. Questo è un corallo da 8-9 mila euro. Ve lo do al prezzo di una Kuan Yin in corallo di vecchia manifattura cinese. Ve lo do, ripeto, al prezzo di una piccola Kuan Yin in corallo di vecchia manifattura cina. Questo è Trapani. Questo è Trapani. E lo dico veramente a una persona cara, lo dico a un fratello o a una sorella. Questo è da confermare all'istante, questo è da confermare al volo, questo è un capolavoro incredibile.
questo è straordinario, nel vero senso della parola. Questo è Trapani. E guardate, senza neanche saperlo il prezzo poi lo chiedete al centralino, se è caro lo lasciate all'istante. Se conoscete questo mondo, lo sapete che si vendono a questi prezzi. 7, 8, 9. Corallo Trapani costa una barca di soldi, signori. Una barca di soldi. E lo dico davvero a quelle persone che hanno fiducia in noi, che hanno stima nel sottoscritto, questo è da comprare. Prenotare, vedere a casa e poi comprare. Questo. Signori, comprate il corallo Trapani, in corallo in generale, ma se avete la fortuna di comprare il corallo Trapani, è vero che costa un sacco di soldi, un sacco di soldi costa il corallo Trapani. Ma comprate il corallo Trapani. Ma comprate, ripeto, il corallo Trapani. Vedete, signori, a chi non sa, questa costa quanto questa. Chi guarda solo alla misura sceglierà sempre questo. Che comunque vi dico, compratelo, è per carità. Ma se voi chiedete al sottoscritto, io vi dico di comprare mille volte questo. Perché di queste io te ne trovo altre mille. Come questa, tipo questa, lo stesso prezzo, lo stesso peso. Di questo io non so dove andarlo a cercare. Un altro corallo così, io non so dove andarlo a cercare. Un corallo Trapani come questo, lo puoi trovare soltanto nelle grandi collezioni o vai al Museo Pepoli di Trapani e lì ti diverti. E vedi delle cose che ti lasciano senza parole. Questo è un capolavoro, questo è investimento, questo te lo sto letteralmente regalando. L'ho comprato io l'altro giorno a niente e ve lo giro a niente. Poi è di una bellezza incredibile, eh? Signori, questo è fantastico. Questo è fantastico davvero. Che follia. Davvero lo dico alla persona cara, questo dovreste strapparmelo dalle mani. Questo dovreste strapparmelo dalle mani, signori. Strapparmelo dalle mani. Diciamo che il corallo normale lo trovi dappertutto. Ma dove vedete proporre Trapani, signori? In quale altra televendita? C'è un'altra televendita che vi propone il corallo Trapani? Sì. E a che prezzi? A che prezzi? Te lo do davvero al prezzo di una Quanin anni 40, anni 50 di manifattura cinese. Quando mai? No, una basetta cercherò di trovarla io, certo.
se questo lo avesse, che dico io, una trasmissione intera e poi la Ferrari, ecco, la Ferrari, qui non è Ferrari, qui è una 500. Signori, ma voi avete idea che cos'è questo? Non è bronzo, è rame, Giappone, firmato, di epoca Meiji, è un capolavoro pazzesco, è un capolavoro, ripeto, pazzesco. Voi guardate il movimento del corpo. È una di quelle cose che chiaramente non è per tutti, non è per tutti, e poi è anche molto grande, signori. È 55 centimetri, pensate un po', 55 centimetri. Vedi, preferiscono quelle cose lì, perché tanto, ma sai perché? Perché quelle sono illegali. Allora prendono delle multe pazzesche, ma il gioco vale la candela, capito? Però comunque non vanno a casa. Sì. Ma perché già loro 15 euro a minuto, e quindi è chiaro che conviene avere quelli, perché non guardano l'immagine di quello che presenti, di quello che... guardano solo i soldi. Perché a me avevano proposto invece questo. Perché a questo volevano buttarlo via. Poi invece si sono messi d'accordo. Te lo ricordi che te l'avevo detto? Signori, questo, lo ripeto, non è un oggetto per tutti, quindi se già su una cosa per tutti, tipo la placca, non ho sentito una chiamata, immaginate qui. Quindi andiamo avanti e stendiamo un velo pietoso anche su questo. Sì, sì. Lo porto via. Ve lo lascio guardare ancora una volta con calma. Signori, vedete, noi tutti i giorni vendiamo avori. Tra di voi ci sono persone che ci chiamano molto spesso. Io, se c'è una cosa che dico, ma lo dico senza problemi, a queste persone, è: dopo che vi siete riempiti le vetrine, signori, con tanti oggetti, a un certo punto bisogna fermarsi, non guardare più alla quantità, ma guardare la qualità. La qualità. 3.900 costa. L'aragosta, l'aragosta. Puntare alla qualità. Al capolavoro, signori. E
Questo è straordinario, eh? Vedete, signori, oggi con le nuove regole che ci sono, una volta si poteva fare tutto, no? Oggi è un po' difficile. Perché è un po' difficile? Perché vedete, oggi con il discorso di fatturazione elettronica, no? Non appena lo vendi l'oggetto, hai, credo, 12 giorni di tempo entro il quale devi fare la fattura. Quindi tu su quell'oggetto vai immediatamente a pagare le tasse, l'IVA e quello che c'è da pagare. Una volta era un po' diverso, te la tenevi la bollettina lì ferma, conservata, quando poi... Oggi è difficile, oggi è impossibile. Guardate, veramente ci obbligano tutti quanti a chiudere, ci obbligano a chiudere perché non si può più lavorare così, signori, non si può più lavorare. E il discorso dei contanti, il limite dei contanti, e la fatturazione elettronica, e il registratore di cassa. Cioè noi dobbiamo mettere il registratore di cassa entro fine mese. Il più economico che ho trovato, anche abbastanza decente, 420 più IVA. Proprio ieri sera ho parlato con la persona. Cioè è una cosa impressionante, signori, veramente non si può più lavorare. Cioè, vedete, mi hanno chiesto l'Aragosta e mi hanno chiesto un pagamento di 200 euro al mese. In passato l'avrei anche fatto. Oggi non lo posso fare. Due motivi. E comprendete, era una signora? Signora cara, mi ascolti, guardi. Non è mia, è un mandato, un conto vendita. Quindi io vendo quella, non posso dire al proprietario ti do 200 euro al mese, gliela devo pagare. Poi devo fare la fattura, che arriva immediatamente all'Agenzia delle Entrate, e su quella fattura io vado a pagare l'IVA e le tasse subito, subito. Quindi non ci fanno lavorare, non ci fanno lavorare, questa è la verità, non ci fanno lavorare. Signori, ieri ho parlato con una nostra cliente che ha avuto un problema con l'Agenzia delle Entrate, non per colpa nostra, è di un'altra televendita, per i contanti. Un verbale di 6.000 euro e mi ha detto che se volete vi do il suo numero di telefono perché vuole mettersi insieme a tante altre persone che come lei hanno avuto questo problema. Com'è? Lo so, signore caro, lo so che ho ragione, perché in questa maniera l'economia non va avanti. Ci stringono sempre di più e ogni giorno chiudono negozi, ogni giorno chiudono fabbriche. Cioè, è una cosa impressionante. Allora, non so se avete compreso bene quello che vi ho detto a proposito dell'Aragosta. La signora mi ha detto, ti do 200 euro al mese, te lo tieni tu, quando ho finito di pagare me lo consegni. Io l'avrei fatto in passato, senza problemi. Oggi non lo posso più fare, perché devo pagarlo subito al committente. E su 3.900 euro io devo andare a pagare l'IVA, devo andare a pagare le tasse. E io i soldi li prendo, 200 euro al mese, sono 20 mesi. Vi rendete conto? Dica. Perché? Vai, vai. Signori, è difficile, è difficile, è difficile. Si fanno i salti mortali, si fanno i salti mortali. Ah sì, delle sorelle lo hanno fatto. Mi pare, l'ho sentito l'altro giorno in TV, tre sorelle, ormai di una certa età, hanno comprato una casa insieme, dividono le spese e vivono tutte e tre insieme, si fanno allo stesso tempo compagnia.
perché altrimenti con una pensione singolarmente loro una casa singola non riescono a mantenerla. Lo so, lo so. Vedete, signori, perché poi ti chiama come l'altro giorno un signore, fai vedere un oggetto, 1.400, io ti voglio dare, me lo dai a 1.000 e ti fai fuori di testa, fai una fatica pazzesca. O chi mi chiede il cambio quasi alla pari, cioè, signori, voi queste cose non le sapete, ma noi siamo sotto pressione, sotto una pressione fiscale che voi non potete manco immaginarlo. Voi non potete manco immaginarlo. È un'azienda come la nostra che cerca di essere sempre in regola, lineare, precisa. È dura, signori, è difficile, credetemi davvero. È una situazione questa in Italia oggi impossibile, impossibile, impossibile. E adesso vogliono portare, mi pare dall'anno prossimo, a 1.000 il massimo dei contanti. Sarà ancora peggio. Sarà ancora peggio. Ma lo sai che così aumenta invece l'evasione? Sì, però scaricano tutto in America. Anche il caffè del bar scarichi. Qui non scarichi niente. In America, io non ci sono mai stato, ma so che ogni prezzo che tu vedi esposto, devi metterci anche l'IVA, no? Quindi tu paghi con la carta, non contanti, ma ti scarichi il caffè, ti scarichi la brioche, ti scarichi il pantalone, ti scarichi gli occhiali, ti scarichi la macchina. Allora è chiaro che è normale che una persona dica io voglio pagare con la carta e non con il cash perché poi hai anche un ritorno. Ma questo è normale. Allora, signori, vedete, io sono ignorante in materia fiscale, economica, non parlo di politica perché non mi sembra il caso. Io prima pensavo, no, e credetemi, sono dei discorsi che uno fa, dei pensieri che uno fa, dico, ma se lo Stato stampa un po' di soldi in più, da 1.000 euro a persona, no? Comincia a circolare la moneta e la gente spende, si riprende l'economia, invece mi hanno detto no, non è vero, c'è l'inflazione e un chilo di pane, poi invece di pagarlo 2 euro lo vai a pagare 20 euro al chilo. Quindi alzo le mani. Però, altro pensiero che io ho fatto, noi aziende paghiamo i contributi dei dipendenti. Se quei contributi per 3 mesi, dico, invece di pagarli allo Stato, glieli mettiamo in busta paga ai dipendenti. Signori, i dipendenti quei soldi li spendono e lo Stato li incassa di IVA e di tasse. Perché una persona che prende, non so i contributi quanto si aggirano, 800, 900, 1.000 euro al mese, insomma quelli sono, signori, di una busta paga normale, vai una volta in più al ristorante, il ristorante incassa. Vai a comprarti un paio di scarpe, il negozio di scarpe incassa. Il negoziante, il ristoratore, anche lui incassa di più, anche lui mette a giro i soldi. E comunque, su quei soldi incassati in più, lo Stato prende IVA e prende tasse in più. Quindi comunque non prenderai contributi. Poi mi hanno detto, ma l'INPS è una cosa, lo Stato è un altro. Ma in qualche maniera bisogna farla risollevare questa economia. Perché in tutto il mondo ci sono dei miglioramenti, ci sono paesi che ne sono completamente usciti, l'America ne è uscita, l'America, lì è nata la crisi, con quel banchiere lì, come si chiama, ho visto anche il film con Robert De Niro, sì, Robert De Niro ha fatto un film, interpreta il banchiere che ha fregato tutti quei soldi che poi ha fatto nascere la crisi mondiale, come si chiama? Non me lo ricordo, lì ne sono usciti, lì è nata e lì ne sono già usciti.
tutto il resto del mondo pian piano ne sta venendo fuori, noi andiamo sempre peggio, noi andiamo sempre peggio, noi andiamo sempre peggio. Perché? Perché non si fa niente, si cerca sempre soltanto di reprimere il commercio, perché il commercio, il piccolo commerciante, signori, è l'anima di uno Stato. Piccole aziende come le mie sono l'anima dello Stato. Un'azienda come la mia, piccola, che poi è in regola, i dipendenti in regola, tutto a posto, tutto preciso, sono tante piccole aziende, fanno andare avanti lo Stato. Non è la fabbrica che fa andare avanti lo Stato. Sì, la fabbrica dà lavoro magari a 1000 dipendenti, per carità, ma sono tutte le piccole aziende che sono quelle che poi hanno invece subito più di tutti. Ecco perché tante volte sono obbligato a dirvi di no. Ma voi pensate che a me non piacerebbe che uno di voi mi chiama e dice: senti Saverio, mi dai questa, ho preso una tempo fa, l'ho pagata 100 lire in meno, facciamo il cambio. Per me va bene, o perlomeno dovrebbe andare bene. Ti do questa, mi prendo una cosa fresca, questa ormai è una settimana che ce l'ho qui, a voi vi ha già stancato, io prendo una cosa fresca, perché per voi è nuova, ve la siete dimenticata perché magari l'ho venduta, due anni fa, tre anni fa, invece no, io ho già pagato le tasse su quella, la riprendo, vado a pagare le tasse su questa, poi vi rivendo quella e devo pagare le tasse anche su quella. È un giro da cui non ne vieni più fuori, com'è che si dice il cane che si morde la coda, no? Vabbè. Di che volete parlare? Tra un po' arriveranno le brioche calde, quindi occhio, tra un po' sto aspettando. Arriverà il nostro. Pensava davvero alle brioche. Arriveranno dei giollini tra un po', insomma, signori, questo volevo dirvi. A cosa siete interessati? No, giusto per capire. A cosa siete interessati, signori? Facciamo così, dai, visto, io ho chiesto, se c'è il signor Paolo da Trento che mi ha telefonato ieri, ho da farle leggere quello che ieri ho spiegato a voce. Ieri vi ricordate il discorso sugli avori? L'ho recuperato. Allora, inizialmente c'era un po' di confusione, è scritto qui dal Ministero. Il Ministero, questa è una circolare, la circolare 1998 del Ministero delle Politiche Agricole alla FIMA. La FIMA è Federazione Italiana Mercanti d'Arte. Sulla detenzione e vendita di pezzi anteriore al 1947, la famosa data di cui vi parlo spesso, quando a Washington si sono riuniti tutti gli stati e hanno deciso che da quel momento in poi tutti gli avori precedenti sono di libera circolazione. Da quel momento a salire non si poteva, cioè da quel momento in poi non si poteva più. Non si potevano toccare gli elefanti, insomma, era per preservare la categoria elefanti. Allora, oggetto, CITES, detenzione e vendita manufatti e derivati dalla specie dell'allegato A, lavorati e acquisiti anteriormente al 1947. Ve lo leggo tutto, ma la parte più interessante è dopo che vi dico. Come è noto, dal 1 giugno 1997 è entrato in vigore nella Unione Europea il regolamento CE numero 338/97 relativo alla protezione di specie della fauna e della flora selvatiche mediante il controllo del loro commercio. In base all'articolo 8,1 di tale regolamento sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma ai fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo e lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto ai fini di alienazione di esemplari delle specie elencate nell'allegato A, tra cui rientrano a titolo di esempio la specie di elefanti, tartarughe di mare, legno di rose.
L'articolo 8,3 del medesimo regolamento prevede un'esenzione a tali divieti quando si tratta di esemplari lavorati e acquisiti da più di 50 anni. Perché qui parla di 50 anni? Perché se noi guardiamo oggi 2020 meno 50, siamo nel 1970. Questa circolare è del 1998. 98 meno 50, quanto sono? Sono 48. Questo è il 1947. Chiaro? Ecco perché si parla di 50 anni. Poi, poiché quanto disposto dal sopracitato regolamento si poneva in contrasto con quanto previsto a riguardo della legislazione nazionale, cioè la legge 150/92, così come modificata, che prevedeva l'obbligo di denuncia di qualsiasi esemplare o prodotto derivato dalla specie allegato A, detenuto per scopi commerciali, e la verifica della regolare acquisizione dello stesso, assoggettando pertanto alle stesse disposizioni anche oggetti antichi e la scrivente ha provveduto a sottoporre la questione all'ufficio legislativo di questo ministero. In base alla interpretazione fornita da tale ufficio, questa è la parte che riguarda noi e più interessante, si ritiene di poter applicare quanto previsto dal regolamento CE 338/97 per gli oggetti per i quali sia comprovata l'acquisizione, quindi, come vi dicevo ieri, la lecita provenienza, una ricevuta, una fattura, e lavorazione anteriormente al 1947, come vi ho detto ieri. Quindi la nostra perizia vi dà l'epoca e vi dice che sono lavorati prima del 1947. In tal caso è quindi possibile effettuare la commercializzazione e libera circolazione nel territorio della Unione Europea di tali oggetti, fermo restando altri obblighi di legge. Ora, a tutti quelli che dicono ma ce l'hai il CITES, ecco la risposta. In caso di importazione da stati extracomunitari o di riesportazione al di fuori della comunità, occorrerà comunque provvedere a richiedere la idonea certificazione CITES presso lo scrivente servizio certificazione CITES di Roma. Per gli oggetti per i quali non sia comprovabile tale caratteristica, si continua invece ad applicare la normativa nazionale. Allora io ieri ve l'ho spiegato a voce, oggi ve l'ho letto. In Europa c'è libera circolazione, non serve il CITES, l'importante è dimostrare la lecita provenienza, quindi una ricevuta di acquisto, e l'epoca dell'oggetto. In che modo? Con i nostri certificati, che sono delle vere perizie, e fin quanto io sono un perito. Chiaro? Quindi, mentre ieri qualcuno ha anche potuto avere un dubbio, beh, oggi toglietevi tutti i dubbi dalla testa, signori, perché vi ho letto la circolare del Ministero dell'Agricoltura che ha inviato alla FIMA, alla Federazione Italiana Mercanti d'Arte. Va bene? Avevo ragione già ieri? No, dammi la grande intanto. Adesso vi faccio fare un affare. Ecco le brioche che stavo aspettando. Cinquantaquattro centimetri. Vi faccio fare un affare vero. Vi faccio fare un vero affare. Se mi chiamate, signori, è una scultura a 54 centimetri, sapete,
È una scultura da 6.000 euro circa. Se vi interessa, chiamate. Ed è vostra. Se avete mai desiderato una grande zanna, prego. Ed è l'ennesima dimostrazione, è l'ennesima riprova che in questo campo non ci batte nessuno. È l'ennesima dimostrazione, ve lo ripeto ancora, che in questo campo siamo imbattibili. Se vi interessa, se poi non vi interessa, a quel punto non interessa neanche conoscere il prezzo. Vabbè, signori, a questo punto veramente io direi che è meglio che ce ne andiamo a casa. Non svalutiamo la merce, non facciamo veleno, non ci agitiamo. Se è così che deve andare oggi, va bene. Che devo dirvi? Vi metto un po' di oggetti qua, guardateveli. Se vi interessa, telefonate, altrimenti va bene così, dai. Non serve a niente. Oggi qualsiasi cosa fai vedere è uguale. Va bene così, dai.
Allora, ci siamo? Centimetri alte con la base. Guardate di che qualità questa coppia di zanne. Guardate di che qualità, signori. Sono sane, integre e perfette. Sane, integre e perfette. Tutte scolpite, intagliate. Oggi per una coppia di zanne come questa, e parlo di oggi e non ieri, per una coppia di zanne come questa oggi, ma dico poco, 3.000, 2008, quanto mi volete dare? Fatemi voi un'offerta. Non è detto che io l'accetti, eh? Se rientriamo in certi parametri, questa coppia di sculture è vostra. Non chiedete a me il prezzo, lo chiedo io a voi. Ok? Quello che voi ritenete giusto. Se per me va bene, questa coppia è vostra. Vediamo se suona così almeno il telefono, vediamo se c'è qualcuno che vuole farla fare, perché gli faccio farla fare, eh? Questo è sicuro, questo è certo e questo è garantito. Signori, vale adesso, in questi minuti, non vale fino a fine trasmissione, perché poi tornano al loro prezzo originario, dopodiché le tolgo di mezzo e non ne parliamo più. Poi non chiamate dopo, oppure domani, per dire ieri ho visto una coppia, adesso, non ti costa nulla. Io dico che fai un affare, poi, se per te non è un affare, non devi mica per forza di cose prenotarle. Vediamo chi è capace, chi ha il coraggio, perché poi ci vuole il coraggio, se ci vuole il coraggio. Allora? Niente, neanche per questo, va bene. Peggio per voi, signori, che ve l'avrei date a un prezzo ridicolo. Allora, questo è disponibile. Si fa così, signori, vedete, l'avevo tenuto fermo mezz'ora per un nostro amico, adesso, dopo mezz'ora, ci ha chiamati e ha detto no, lo lascio. È così che si fa, è così che ci si comporta. Se c'è un minimo interesse e non si ha la certezza, perché poi magari si ha bisogno dell'appoggio del marito o l'appoggio della moglie, quindi giusto il tempo di parlarne. Però ci si garantisce la prenotazione ed è la cosa più giusta da fare. O della figlia. Signori, questo è un corallo straordinario. Questo è un corallo Trapani straordinario. Intanto è di una qualità, di una bellezza pazzesca. Ma ora, a prescindere dalla qualità e dalla bellezza, questo è Trapani, è di alta epoca, è un capolavoro. Ed è certamente un grande investimento. Comprare corallo Trapani, signori, vuol dire investire denaro. Vuol dire investire denaro. E qui vorrei sentire la conferma. Signori, prima la conferma. Prima la conferma e poi chiedete il prezzo. Se conoscete questo argomento, se conoscete questo argomento, questo è da confermare all'istante.
se conoscete questo argomento. Altrimenti, signori, lasciate stare, chiaramente se non lo conoscete. Signori, coralli come questo si vendono a 8-9 mila euro. Coralli, e non sono prezzi esagerati. Trapani si vende a queste cifre. Trapani sono piccoli corallini. Trapani sono piccoli corallini, ve lo ripeto, non sono grandi come i coralli. E questo è straordinario. Abbiamo già programmato, va bene, dai, abbiamo già programmato il mese prossimo ad aprile e poi ha già altre due cose. Sì, va bene. Perché il mese prossimo li portiamo alla scimmietta. E Trapani. E Trapani. E Trapani, ve lo ripeto. Queste se ne vanno e voi non sapete neanche il prezzo. Le ho regalate. Guarda che cos'è questo. Mi dai l'altra coppia? All'amico più caro e all'amica più cara, glielo dico col cuore, glielo dico col cuore, questo. Signori, se qualcuno tra voi ci stava facendo il pensierino sulla coppia di sculture precedenti, però gli manca il coraggio di chiamare, beh, io gli metto a disposizione queste altre due. Stesso identico discorso. 34 centimetri con le basi, monoblocco, Pechino, sane, integre e perfette. Sono due sculture che, come ho detto prima, 2.800, 3.000, insomma, signori, a 1.500 euro l'una si danno queste, cioè sono prezzi normali. Chiamatemi e fatemi una proposta. Come è successo con l'altra coppia, che è andata, io lo faccio anche su queste due. Se a me sta bene la proposta, sono vostre. Altrimenti lasciate stare, non c'è problema, signori. Non fanno danno, anzi, poi, volendo, potrei anche dividerle e ve le vendo singolarmente e ci guadagno di più, ve lo garantisco. Se avete voglia, signori, perché altrimenti, ripeto, io torno indietro. Continuo a farvi vedere il corallo perché è una cosa straordinaria, un corallo Trapani di questo livello, e di questa qualità. Vabbè, le metto da parte, non c'è problema, signori. Alla persona più cara, all'amico più caro, a questo prezzo compri una Quanin Cina in corallo, anni 40, anni 50, di vecchia manifattura. Questo è Trapani, questo è alta epoca, questo è Trapani, questo è alta epoca, questo è Trapani ed è alta epoca, te lo ripeto ancora. Vedete, poi faccio bene a vendermi le cose per telefono? Faccio bene, signori, perché io sbaglio a dar la priorità a voi che mi guardate e che mi seguite. Faccio bene
a vendermele separatamente. Vabbè. Questo è Vienna. Questo è un piatto Vienna 1850-1860 come epoca. È sano, integro e perfetto. 750 euro. 750 euro. €750, ripeto, avete mai comprato un piatto Vienna a €750? Io non credo. Io vi do la possibilità di comprare finalmente un bel piatto Vienna a €750. Guarda che tesa. Quello è tutto oro zecchino 24 carati. E viene perfettamente marcato. Il piatto è sano, è integro, è perfetto. E costa €7,50. Il piatto Vienna più economico che voi abbiate mai visto, sono convinto. Il piatto Vienna, ripeto, più economico che voi abbiate mai visto. E non ditemi che non è vero. Non ho più la fantasia, signori, ve lo dico onestamente, non ho più la fantasia. Oggi è una di quelle giornate, come dicevo prima, ogni tanto capita, e per fortuna capita ogni tanto, per fortuna capita ogni tanto. Ma almeno mi dite se questo piatto è caro, forse perché è caro, signori, sicuramente è caro. A 7,50 un piatto Vienna di questo livello, un piatto Royal Vienna come questo è carissimo, certo. Vediamo, sentiamo se qualcuno davvero mi dice guarda che è caro, sei fuori prezzo, sei fuori mercato, si comprano nettamente a meno i piatti Vienna di questo livello e questa qualità ed epoca. Probabilmente sono io che sbaglio, signori,
o certamente sono io che sbaglio, però ditemelo, perlomeno ditemelo, perché poi se non me lo dite io non posso più correggere. Se voi me lo dite, io invece riesco a correggermi. 750 euro un piatto Vienna. Una volta uno di questi ha comprato un oggetto straordinario. Non mi ricordo chi era, che non ci sono andato io. Ma tu sai che quelli sono tutti nuovi e io non riesco a farli funzionare. Quelli sono tutti nuovi. Sono là appoggiati, uno solo è acceso, perché io ne avevo due, tre là, uno là e uno a quello anche, perché è chiaro che poi anche se rimani senza quelli non serve a niente. Sì, non lo so. Signori, davvero, non ho più fantasia, non ho più fantasia. E se uno come me, abituato a parlare per 3 ore, non ha più la forza di parlare, è dura, diventa difficile poi, signori, ma diventa veramente difficile. Mo. Tutti innamorati oggi? Sono tutti innamorati, tutti sono nel mondo. È il minimo che potessi fare. Ma poi sto fatto è che le donne hanno voluto la parità. Però San Valentino è solo l'uomo che fa i regali, eh? Tu non mi hai mai fatto un regalo a San Valentino. Io, e infatti, quello che stavo dicendo io te lo faccio per 365 giorni all'anno il regalo. Anzi, quest'anno sono 366. 66. Gesù, aiutami tu. Gesù, oggi c'è bisogno di chiedere l'aiuto a nostro Signore Gesù Cristo, signori, perché voi oggi siete completamente distanti, lontani. E quindi oggi soltanto lui mi può aiutare. Poi volete sapere una curiosità, signori? Mio padre si chiama Giuseppe, mia madre si chiama Maria, quindi immaginate la reincarnazione di chi sono io. È vero, e sono nato il 1° aprile. Di Natale. E
Hai mai visto i film Il Prescelto, Il Predestinato? I seguaci di Satana che vanno alla ricerca di questo bambino che è nato, che è il prescelto, che è il predestinato. È io, signori. Beh, quando ero signorino, di oggi portavo i regali a mia madre. Gli orecchini, la collana. Oh, e a lui non costano niente. Là. Neanche Cristo oggi mi aiuta, eh? Va bene. Signori, sto andando avanti per inerzia, esatto. Manca un'ora, andiamo avanti così, va bene. E che io mi metta a tirar fuori altre cose, lo sapete, ve lo potete solo sognare. Perché io il mio magazzino non lo svendo, giusto per far piacere a chi sta là. Il solo fatto di avere la signora Lucia come moglie è già un regalo di San Valentino. Senta, signor Pietro, io non so lei da quanto tempo conosce Antiquariato Ricci, ma sappia che ho istituito un club che ha tanti, tanti adepti, tanti soci, e il club dei poveri mariti. E le posso garantire che ci sono tanti, ma tanti soci, tanti che chiamano e dicono: io faccio parte del tuo club, per cui non è che la vedo proprio... Per favore, cambiate canale lì. No, hanno messo un canale, signori, che mi sto sentendo male. Va bene, va bene, va bene. Io dico che alla fine ognuno ha quello che si merita, per cui va bene così. Per i non udenti e per i non vedenti. No, niente, signori, niente, niente. Allora, dai, che volete vedere? Dai, forza! Ci sono i momenti in cui dell'antiquariato a voi non interessa niente, ok? E allora io dedico questo tempo a qualche domanda inerente al mondo dell'antiquariato, e vi prego una gentilezza: che nessuno chiami, come è successo ieri, a chiedermi di persone o altre aziende. Ne possiamo parlare in privato, ma chiaramente attraverso la TV non mi sembra proprio il caso che io mi metta qui a indicare qualche persona o qualche azienda, anche perché, signori, voi li conoscete tutti ormai, quindi non serve che io aggiunga nulla a quanto già non sapete o non conoscete. Se invece avete una domanda inerente al mondo dell'antiquariato, una manifattura, qualsiasi cosa, signori, se io vi so rispondere non ho nessuna difficoltà, altrimenti io dico non lo so, alzo le mani, non so rispondere. Thank you.
Vabbè, dipende dall'ufficio, però. No. Va. Se tu vai in banca e non ti conoscono e porti un assegno, non ti devono chiedere il documento? No, parlavamo in questo caso di privacy. Privacy, e chi ce l'ha più la privacy oggi? Dicevo l'altro giorno il fatto del telefono. È finita, siamo tracciabili. Ci ascoltano le telefonate se vogliono. Ci individuano in qualunque posto siamo. Ci mandano pubblicità. Come si dice quando entra l'hacker? Ci hackerano, ecco, ci hackerano. Non gli acari, quelli sono in giro gli acari dove c'è polvere. Gli hacker. Eppure c'è chi ancora non ha WhatsApp, ci sono ancora persone che. Pochissime persone, ma oggi WhatsApp ce l'hanno tutti. Guardate, per chi fa il mio mestiere, WhatsApp è fantastico. Perché in contemporanea una persona che si trova dall'altro capo del mondo mi manda la foto di un oggetto e tu gli dici subito sì o no. E tante, tante cose io le compro in questa maniera, signori, le compro grazie a WhatsApp. Perché ci sono persone che per mio conto sono in giro e quindi. Vi chiedo scusa, oggi ho un problema a quest'occhio. Allora, neanche una domanda volete farmi? Non c'è un argomento su cui avete qualche dubbio, qualche perplessità? Volete farmi una domanda? Volete che io vi risponda? Signore, non serve stare qui a parlare sempre di milioni e milioni di euro. Dai, poi alla fine sembra. Guardate, chi fa il mio mestiere si rischia veramente di perdere la cognizione del valore del denaro, perché qui sembra tutto 10, 20, 30, 40 mila, come se fossero noccioline. Ma questo almeno è a posto, no? Che meraviglia! Questi vanno avanti, vedi? Signori, sto facendo zapping. Questi vanno avanti, arrestati, li hanno chiusi, sono andati in galera, eppure hanno la faccia tosta di star sempre davanti alla telecamera. Non molta, a livello. Ah, ok. Dicevo, mi hanno chiesto che differenza passa tra Giada Nefrite e Giada Spinacio. Non molto. Non molta perché. Ed è anche difficile da distinguerle, sono molto simili. E a livello di rarità sono entrambe molto rare, molto rare. Sono difficili da reperire, sono tra le pietre più dure da lavorare, perché signori, l'importanza di una pietra è data dalla scarsa reperibilità e dalla durezza. Nella scala di Mohs, che va da 1 a 10, ad esempio 10, l'unica pietra che ha 10 è il diamante, che è la pietra più dura che esiste. Ricordati qual è la domanda che mi devi fare. E quindi la Giada Nefrite. E non è un caso che la Giada Nefrite e la Giada Spinacio siano state utilizzate dal grande Carlo Fabergé. Per realizzare le sue uova, Carlo Fabergé utilizzava diamanti, rubini, zaffiri, oro e Giada Nefrite o Giada Spinacio. Una delle uova più importanti di Carlo Fabergé è proprio in Giada Nefrite. Mi dai uno di quei due, anzi, dammeli tutti e due. Li vedi quei due vasetti lì sullo scaffale verdi? Quelli verdi. Gimbari, sono cloisonné, dammeli. Gimbari è una delle tecniche utilizzate in Giappone per realizzare il cloisonné, perché il cloisonné giapponese
per quanto si chiami cloisonné anche quello, ma realmente non ha proprio nulla in comune con il cloisonné cinese, perché il cloisonné nasce in Cina, no? E il cloisonné cinese, anche come procedimento, è anche un po' più lungo, gli 8 passaggi di colore, le cellette che vanno pian piano riempite e quant'altro, no? Con gli smalti, le 8 cotture. Il cloisonné giapponese è un po' diverso. Una delle tecniche, e se vogliamo a livello commerciale, tranne il cloisonné cinese, quello antico vero, che vale, perché è quello antico vero, Cina è giusto e vale anche una barca di soldi, ma generalmente se parliamo di cose dell'Ottocento, metà Ottocento, primi Nove, il cloisonné giapponese è mille volte più importante proprio per le tecniche che utilizzano i giapponesi, che sono delle tecniche molto più raffinate rispetto al cloisonné Cina. Tanto è vero che non è impossibile trovare anche un vaso cloisonné Giappone su fondo in argento, mentre di solito sono o su rame o su bronzo. Il Jinbari è questo. Vedete il colore fluorescente? Non so se lo notate. Vedete il colore è fosforescente rispetto, ecco, a questo cloisonné sempre Giappone. Questo è un cloisonné lucido, normalissimo, lo smalto è stato lucidato. Mentre questo è proprio fluorescente. Perché? Perché prima degli smalti, la vedete, viene messa sul vaso una lamina in argento. Questa è proprio una lamina in argento, che dà questo effetto fluorescente al vaso, e questa tecnica si chiama Jinbari. Con la N, Jinbari. È una delle tecniche usate in Giappone. I giapponesi hanno usato tecniche completamente diverse dal cloisonné, rispetto al cloisonné Cina, anche se poi, ripeto, il cloisonné nasce in Cina. È stato copiato dai francesi e che chiamano il cloisonné smalti Champlevé, è stato copiato dai russi, i famosi smalti russi non sono altro che cloisonné, è stato copiato e modificato completamente dai giapponesi. Signori, i cinesi sono arrivati prima su mille cose. I cinesi sono stati straordinari e sono stati i pionieri di tante, tante manifatture, copiate e imitate da tutte le altre. Signori, vedete, oggi purtroppo il termine, scusa Tonio, il termine cineseria viene usato anche in maniera dispregiativa. Ah, ma quelle sono cineserie, come se fossero delle banalità. Tanto per cominciare, il record price oggi nel mondo dell'antiquariato lo fanno soltanto le cose cinesi. Giade, 700.000 euro, un campanellino in giada bianca così piccolo, cambi di non so quanti anni fa. 7 milioni di euro, un vaso. Oggi i record price li senti soltanto sulle cose cinesi. I cinesi sono stati i primi. I viaggi di Marco Polo, a quando risalgono? Al 1200. Marco Polo ha portato in Europa le prime porcellane a pasta dura, nel 1200. Nel 1400 i giapponesi sono riusciti a carpire il segreto della porcellana a pasta dura. In Europa quando? Meissen nel 1708. I cinesi, le prime tracce di porcellana a pasta dura risalgono a Marco Polo nel 1200. I cinesi, già all'epoca, signori, io ho letto una frase pazzesca su un libro che diceva proprio così: quando noi, tra virgolette, civili occidentali, mangiavamo ancora nelle terraglie poco igieniche, i cinesi avevano scritto già dei manuali sull'uso della porcellana, in particolar modo sull'uso delle tazze, perché i cinesi, che sono i cultori del tè, avevano una tazza di colore diverso a seconda del tè. Il tè verde aveva un tipo di tazza di un colore particolare, il tè giallo un altro colore, il tè rosso un altro colore. E noi civili, tra virgolette, ripeto, occidentali, mangiavamo ancora nelle terraglie poco igieniche. Perché la terraglia, signori, nel momento in cui tu vai a incidere, vai a tagliare qualcosa, lascia il solco nella terraglia. E nel solco
si conficca la polvere, le porcherie, le schifezze, come succede oggi. Se voi vi ricordate, fino a qualche anno fa, alcune portate venivano nei ristoranti, nelle pizzerie, nei piatti di legno, quelle cose di legno che ti portavano a tavola, no? E tu ti mettevi a tagliare la carne su queste cose di legno, tagliando col coltello tu lo andavi a incidere anche. Oggi quelle cose sono fuori norma, sono fuori legge, non sono più igieniche, quindi sono state eliminate. Sì, ti portano il salame già affettato, tu lo prendi e lo mangi, ma lì sopra non vai più a tagliare. Ecco perché quella frase, quando noi civili occidentali mangiavamo ancora nelle terraglie, i cinesi avevano già scritto dei manuali sull'uso delle porcellane. I cinesi sono straordinari. Il bronzo dove nasce? La lacca dove nasce? Tutto in Cina nasce. E noi oggi andiamo a... c'è chi utilizza il termine cineseria, ripeto, per denigrare queste cose straordinarie. Perché, ripeto, lasciate stare il cloisonné cinese moderno che vi spacciano per vecchia manifattura, quelle sono tutte cose stampate, no? Di antico non c'è proprio nulla. Ma il cloisonné cinese antico vero, signori, costa un sacco di soldi, è raro e costa un sacco di soldi, perché vale un sacco di soldi, perché come tutte le cose rare e difficili da reperire, sì, è difficile da reperire, chiaramente i prezzi salgono. Questi sono gimbari. Volete sapere anche il prezzo? Ve lo dico. 9,50. Allora, altre domande? Che domanda avevi tu, invece? Una valutazione? Giusto? E vuole la valutazione? Ah. Signori, le valutazioni io non le faccio. Io faccio per mestiere anche le valutazioni, mi faccio pagare. Lo faccio anche gratis a qualche mio cliente, non ho problemi. Ma non chiedetemi le quotazioni, le valutazioni degli oggetti, perché tanto io non le faccio, non vi rispondo neanche. Non vi rispondo, ripeto, neanche. Io un tempo ricevevo tutti i santi giorni, signori, tutti i santi giorni, decine di mail di gente che voleva delle valutazioni. Da quando ho scritto sul sito si effettuano perizie, si rilascia fattura, non mi chiama più nessuno, nessuno che mi chiede più le valutazioni. Ieri, ad esempio, un signore mi ha mandato la foto di una zanna in mammut di 1,70 m. Io gli ho fatto i complimenti perché, signori, 1,70 m è una cosa spaventosa, no? Gli ho fatto i complimenti, lui mi ha chiesto, mi sa dire qualcosa, gli ho scritto che è mammut, ma non gli ho dato una quotazione perché vorrei anche vederla, vorrei vederla dietro, com'è, se è piena, se è tagliata, insomma. Signori, altri 15 minuti li dedico a voi, alle domande. Dalle 16:30 io devo riprendere in mano la situazione, devo riprendere in mano la trasmissione, per cui se c'è qualcosa che volete chiedere, chiedetemelo ora, perché se me le chiedete dopo non vi posso rispondere. Signori, io devo vendere, noi siamo qui per quello. Non siamo qui per chiacchierare. Questa è un'azienda commerciale. E se non si vende, intanto la prenotazione e poi la vendita, insomma, rendetevi conto. È come una salumeria, no? Se nella salumeria non entra nessuno a comprare il pane, i salumi, il latte, la pasta, e dopo un po' chiude, signori. E noi siamo un'azienda commerciale, come tutte le aziende commerciali, dobbiamo. Intanto noi non vendiamo direttamente. Prima prenotate gli oggetti, ve li portiamo a casa e poi a casa eventualmente li comprate. Ed è quello il nostro scopo, il nostro obiettivo. Non ci sono domande? Aspetta, no, c'è Lucia al telefono, quindi aspetto che chiuda.
Facciamo così, dai. Ti faccio vedere un oggetto. Ti metto questa, va, che è straordinaria. La porcellana più pregiata non esiste. La porcellana più quotata è un po' diverso, perché per quanto magari qualcuno tra voi non l'abbia mai vista, no, no, non abbia mai vista una porcellana russa, signori, un piatto russo, un piatto in porcellana russo costa 10 volte, 20 volte di più di un piatto serbo, di un piatto Meissen o di un piatto Vienna, ve lo posso garantire. Poi, ogni manifattura ha realizzato cose belle e meno belle, a seconda anche dei periodi. Se noi guardiamo Vienna, Vienna dal periodo Sorgenthal in poi ha fatto delle cose pazzesche, delle cose straordinarie. Se guardiamo Meissen, beh, il Meissen del 700 è un discorso, ma nell'800 Meissen, togliendo la scultura, che può essere il gruppo o la scultura singola, ma cosa ha fatto di trascendentale? Guardate Sèvres. Nel 700 ci sono delle cose fantastiche, nell'800 Sèvres cosa ha fatto? Tranne i vasi, ma i piatti Sèvres te li tirano dietro, le tazze Sèvres te le tirano dietro. Quindi bisogna vedere e mettere a confronto le varie manifatture e capire il periodo e la qualità. Poi se le hanno detto magari che esiste una manifattura che si eleva su tutte le altre, a me non risulta. Oggi un piatto russo 20.000, 25, 30.000 euro, un piatto. Quelli da 24 centimetri, 25 centimetri, quindi la misura tipica del piatto da collezione. Cosa vuole? Signor Ferdinando, quando vuole lo sa quello che deve fare. Esatto. Mi ha detto che a te aveva dato due opzioni. O solo quello da, o tutti e due, lo so, lo so, lo so. Quando vuole ci fa un bel bonifico di 6.100 euro, signor Ferdinando, e allora riprendiamo a servirla senza nessun problema, ma adesso non siamo in grado di servirla. E non è cattiva volontà la nostra, eh? Anche perché noi in Sicilia ci saremo, se non la prossima settimana, ma credo all'altra. Avete finito con le domande? Signori, mancano 6 minuti alle 16.30. Io sino alle 16.30, vi ripeto, metto... Sì. Dicevo, metto a disposizione questo tempo alle vostre domande, ma dalle 16.30 in poi non risponderò a più nessuna domanda, perché signori io devo vendere, quindi 5 minuti ancora, prego, fatemi tutte le domande che volete in questi 5 minuti.
Io? Vabbè, se io ho sbagliato, mi assumo la responsabilità, non c'è nessun problema. Allora, ci siamo? Sì. Sì, è aperto. Allora, guarda che sono arrivati un po' di messaggi. Il corallo Trapani costa 2.800 euro, quindi ha un messaggio già... Non solo, mentre io guardavo sono arrivati altri due o tre messaggi. E dicevo, il corallo Trapani, questo costa 2.800 euro. Costa soltanto 2.800 euro, signori, eh? Soltanto. Se guardate altre televendite e vi vedete, e guardate in giro, sapete che... Ma non sono sbagliati o cari i prezzi che sentite. È questo che è regalato, ma nel vero senso della parola, è un regalo autentico. A 2.800 euro un corallo Trapani come questo è un regalo vero, è un regalo autentico. Poi posso dire una cosa, signor Ferdinando, mi perdoni, anche ammesso che io non ho capito niente, che io abbia sbagliato, ok, io le do l'IBAN, lei mi fa il bonifico e io il corallo glielo porto, non c'è problema, e risolviamo tutti i problemi, così ricominciamo da capo e mettiamo una pietra sopra, se lei vuole, per cui 6.100 euro, mi fa il bonifico e ripeto, risolviamo tutte le... Altrimenti noi non siamo in grado di servirla. Mi assumo la responsabilità, mi prendo tutte le colpe, sono un cretino, non ho capito niente. Tutto quello che vuole, non c'è problema. Vuole l'IBAN? Gli diamo l'IBAN. Ci fa il bonifico e noi glielo portiamo a casa. Anche perché, ripeto, o la prossima settimana o l'altra, noi dobbiamo venire in Sicilia. Quindi, io credo di non aver mai sbagliato nei suoi riguardi, nei suoi confronti. Mi leggi un po' di messaggi prima che cominciamo, perché poi non rispondo a più nessun messaggio? Quello del corallo Trapani, ho risposto io in diretta, costa 2.800. Cioè, ho letto il nome di una signora nostra amica. Che scultura è? Magari l'ho data a qualche mercante, di che cosa si tratta? E la signora di Genova invece? L'ho data a un mercante che ce l'ha ancora. Onestamente non mi ricordo il prezzo. Se lei è interessato, me la riprendo. Ce l'ha un mio amico mercante. E mi leggi il messaggio della signora di Genova anche? Malattia di famiglia è quella, eh? Io soltanto ne sono venuto fuori. Ma io sono... Giuseppe, Maria e poi... lui? Fratello, la sorella... Più che qua, qua. Signora cara, io non posso dire il cognome, perché mentre guardavo una foto al telefono, no? Mi è comparso il suo messaggio con il suo cognome. Ma stanno lì tutti a chattare, a messaggiare, a fare. Quindi non mi leggono. Liban, vuole Liban? Mandali l'IBAN. Va bene, grazie, grazie.
Abbiamo già sforato, però i telefoni stanno suonando, i messaggi stanno arrivando, quindi... Signor Ferdinando, in diretta, non rispondo al telefono. E non posso parlare adesso al telefono. Signor Ferdinando, al telefono non posso parlare. La scultura di prima? Gliel'ho data a un mercante che sino a 10 giorni fa ce l'aveva ancora, eh? Ora, mi auguro che l'abbia ancora. E non mi ricordo nulla. Va bene, non c'è problema. Le faccio sapere, le faccio sapere. Era bella grande, me la ricordo bene perché l'ho avuta per parecchio tempo qui. Poi è venuto un mercante e se l'è portata via. Gliel'ho data a lui e fino a 10 giorni fa ce l'aveva ancora. Adesso non le posso... Il telefono non ha mai suonato come in questi ultimi 10 minuti. Mai. Non ci stanno soldi, non ci sono soldi. Chi ha chiesto? La signora di Genova ha chiesto il prezzo di questo. Questa? E cantato, l'ho già venduto l'altro. È confermato. Allora, posso adesso sapere la signora di Genova che cosa ci ha scritto? La signora voleva sapere il prezzo del corallo? Signor Pietro, eh? Oh, a posto, abbiamo risposto anche alla signora allora. Signor Pietro, vuole la tessera gratis? Io rimango sempre il presidente del club. Prima avevo un vicepresidente che si è dimesso perché non ha più bisogno della tessera. Chi vuole aderire, la tessera è gratis, non costa un centesimo. Allora, signori, mancano circa 20 minuti. Adesso stop alle domande. Adesso dobbiamo vendere. Adesso dobbiamo vendere, o perlomeno adesso devo presentare gli oggetti. In questi ultimi 20 minuti, per cui... Sì, va bene, va bene. E quindi... signori, io vanto sempre le nostre collezioni di avori, vi dico sempre, lo dite voi per primi, e adesso lo ripeto anch'io. Ormai a furia di sentirvelo dire, sono convinto anch'io. Abbiamo il più grande assortimento e i prezzi migliori. Una scultura come questa, una Kuan Yin Pechino giusta di questa misura, a meno di 1.800 euro non si vende, signori.
Se mi chiamate vi faccio un regalo vero. Se mi chiamate vi faccio un regalo vero. Non ve lo dico il prezzo, non ve lo dico il prezzo, ma vi faccio un regalo autentico. Signore, 34 centimetri, una zanna monoblocco scolpita e intagliata di una qualità e di una bellezza pazzesca, eh? Di una qualità e di una bellezza pazzesca. È sana, è giusta, non ha una sbeccaturina, non ha un difetto, non ha un problema. Ve la porto a casa ovunque voi siate, in visione gratuita. La guardate, la valutate, vi piace, la comprate, altrimenti ce la riportiamo indietro. Vi faccio un prezzo, guardate, che non sta nel cielo, anzi vi do la possibilità di scelta. E se volete la coppia, guardate, oggi voglio proprio accontentarvi. Oggi vi voglio proprio accontentare. O le divido, ma vorrei darle insieme. Vi faccio fare un affare, ma non chiacchiere, vi faccio fare un affare. O vi faccio fare due affari. Cos'era ora? Allora? Signori, a questi prezzi non avete mai comprato, a queste cifre non avete mai comprato, opportunità come queste non ne avete mai avute. Vi faccio fare un affare, anzi due affari veri. Allora, se mi chiama, allora ve lo dico io signori, 1.200 e 1.200, ma se volete la coppia vi faccio anche la carezza. A 1.200 euro una zanna come questa, ma dove l'avete mai vista? A 1.200 una zanna come questa, ma dove l'avete mai vista? Ditemelo, dove? Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, ve lo ripeto ancora, non ce n'è per nessuno. Ma guarda che qualità, ma voi guardate che qualità, ma voi guardate che qualità. Signori, fate i confronti con tutte le cose che avete comprato sino ad oggi. Mettetele accanto a queste e poi decidete. Ve le portiamo a casa, in visione gratuita, ovunque voi siate, le guardate. Se vi piacciono le comprate, altrimenti ce le riportiamo indietro. Ma vi ripeto, non ce n'è per nessuno. Poi non arrivate in 10. Non arrivate in 10, signori. Non arrivate in 10, perché poi accade l'inevitabile che vi sentirete dire: guarda, sono già state confermate. Non sbagliate in nessuna maniera. La conferma vi dà la possibilità di vederli a casa gli oggetti. La conferma vi dà la possibilità di toglierle ad altre questa chance. La conferma non vuol dire tirar fuori denaro. La conferma è un grande vantaggio per voi. Ve le portiamo ovunque voi siate, le guardate. E a questo prezzo non esiste al mondo. Guardate, mi chiamate per dire: guarda che in giro si trovano a meno. Chiamatemi, sentiamo. Vediamo chi mi dice che in giro le trova a meno, zanne di questa misura e di questa qualità. Ma dove? Dove? Da nessuna parte, ve lo dico io, signori. Non ce n'è per nessuno. Sto distruggendo il mercato, l'ho detto prima, e non è una cosa bella. E non è una cosa bella. Vendere a questi prezzi non è una cosa bella, signori, per il mercato. Per voi certo che è vantaggioso, ci mancherebbe altro. Ma per il mercato no. Per il mercato no, signori. Vabbè.
Le perderai, così lo perderai. Cos'è? Cosa voleva in presentazione? Antiquariato italiano. Tutti che copiano da noi, caro signore, perché in questo campo siamo i numeri uno. Noi siamo specializzati nell'arte orientale. Gli altri ci sono venuti dietro, ma com'era la frase sulla settimana enigmistica? Che tutti volevano imitarla, ma alla fine nessuno ci riusciva. È la stessa cosa in questo campo. Dai, che le perderete! Quando sentirete dire confermate, mettetevi a piangere, perché avete avuto la possibilità di prenotarle, di vederle a casa, invece avete lasciato questa chance a qualcun altro. Che errore! Che sbaglio! Amici miei, 1.200 una per l'altra. La carezza, non uno schiaffone, insomma. Le perderai, così le perderai. Non avete mai comprato a questi prezzi. Cosa c'è? Cos'è? Signori, a 2004 sono regalate. No, non c'è, no, signori, io la carezza ve la faccio se vi prendete la coppia, ma la carezza è una cosa, lo schiaffone è un'altra, cioè se qualcuno viene dietro e mi fa così, mi fa piacere e sorrido, se qualcuno viene dietro e mi dà uno schiaffone, signori, io non sorrido più, insomma, no? È uguale. Va bene così, forse sono in conferma, sono a mezza cottura, non lo so, non ho capito ancora. E questa? E questa? 54 centimetri. Una zanna paurosa. Ma infatti me l'abbia fatto. Non fa niente. Signori, noi abbiamo dei margini di guadagno, ma veramente che sono così risicati, dei margini di guadagno risicati. Dove? Accertando. Signori, vi faccio un prezzo? Una zanna. Allora, signori, io faccio questo mestiere e in questo campo, ve l'ho detto ieri, no? In Italia, mi fermo qua. Grazie mille, grazie, complimenti. Le dicevo, signore caro, abbiamo dei margini di guadagno che sono veramente ridicoli, ma veramente ridicoli, grazie di cuore. E vi stavo dicendo, signori, che quanto valgono questi oggetti
Io lo so benissimo. Io lo so benissimo. Una zanna come questa di 54 centimetri è una zanna che, ma voglio dire poco, 4,8, 5,5, più di 5,5 non è possibile. Se mi chiamate vi faccio un prezzo da lasciarvi senza fiato. Se mai avete sognato una grande zanna e mai avete potuto avvicinarvi, oggi vi do la possibilità di comprare, prenotare, vedere a casa e poi comprare eventualmente una grande ed enorme zanna. Poi posso dirvi una cosa, signori, ci attrezzeremo, per carità, è chiaro che non è che ci fermiamo qui, però questa mattina io e tutte le aziende che fanno il mio mestiere, che avevano come finanziaria per quanto riguarda il credito al consumo Fiditalia, e non, fino a fine mese lo abbiamo, poi non lo avremo più. Tutte le aziende che fanno questo mio mestiere, Fiditalia ha deciso che non vuol più lavorare con queste aziende e quindi va bene così, per carità. Ci attrezzeremo per qualcos'altro, non so quanto tempo ci vorrà. Se qualcuno tra voi ha qualche dubbio e pensava al finanziamento, al credito al consumo, sappia che ha praticamente una settimana soltanto, eh? Poi dopodiché, signori, vi devo dire, dal 28 di questo mese, vi devo dire, fin quando non ci saremo attrezzati, perché è chiaro che ci dobbiamo attrezzare con un'altra finanziaria, non abbiamo il finanziamento. Perché, ripeto, Fiditalia lo ha tolto a me e a tutti quelli che fanno il mio mestiere. E fino al giorno 27 lo abbiamo. Dal giorno 28 in poi non lo abbiamo. Quindi se qualcuno tra voi ha qualcosa in mente, però è indeciso, vorrei pagarlo con un tot al mese, sappia che fino al 27 fa in tempo. Poi dopodiché non è più possibile. Claro? Dai che vi faccio fare un affare. Dai che vi faccio fare l'affare. Dai che vi faccio fare un affare vero. La lunga vita, guarda di che qualità. Guarda che qualità, è una zanna monoblocco, è una zanna enorme, è una zanna pazzesca. E guardate, ripeto, che qualità. E guardate, ripeto, che qualità. Se vi interessa, se c'è il collezionista che ha di tutto, e guarda che la parte scolpita, signori, guardate questa parte qui, tutta scolpita e tutta intagliata. Guardate che cos'è questa. Tutto fa parte dello stesso identico blocco. Dai che mancano 7 minuti. Forza, forza. Vi faccio fare un affare vero. Vi faccio fare un affare vero. Vediamo chi la perde. Non chi la conferma, chi la perde. Te la porto a casa, in visione gratuita, tu la guardi, ti piace, la compri, altrimenti ce la portiamo indietro. E lo so, la possiamo chiamare noi. Ci mancherebbe altro. La perderete, la perderete, la perderete. Ma tanto se ci fosse l'amico di Piacenza qui, 2 secondi dura. Non c'è, non ci sta guardando. Lui ormai è un collezionista esperto, in grado di valutare la quotazione di un oggetto. Signori, un collezionista a lungo andare, dopo che sono anni e anni che compra, alla fine, fosse anche solo perché ha tanta roba per poter fare un confronto e un paragone, riesce a capire se un oggetto conviene oppure no. Ve lo posso garantire, signori. E se ci fosse l'amico che dico io, questa dura 2 secondi. Quelli che ormai hanno di tutto e di più, insomma, no? E che poi a un certo punto dicono, ma io non ho bisogno di niente. Se c'è da farla fare, lo faccio. Altrimenti lascio perdere.
Questo è il discorso che fanno tutte quelle persone che ormai hanno la casa piena, che hanno tanto, tanto, tanto. E quindi, avendo tanto, hanno anche tanta possibilità di fare i paragoni e di capire. Signori, ma più bella di questa la volete? Ma più bella di questa la cercate? Ma più bella di questa la cercate? Tanto io, per me va bene, questo è l'ultimo lotto, in questi ultimi 5 minuti va bene così, signori. Per me, ripeto, questo è l'ultimo lotto di questa trasmissione. A meno che non mi facciate voi una richiesta. Se mi fate una richiesta, è diverso. Io tralascio subito questa scultura per dedicarmi a quello che mi chiederete voi. Stasera i ristoranti pieni, la rosa rossa al tavolo, il musicista col violino. Dove vi portano le donne, uomini? Scusa, volete la parità? Domani? San Faustino, quindi a Brescia è festa domani, eh? Esatto. Non è San Martino quello? Ah, tu dici là? San Faustino. Allora Brescia è festa grande. Vabbè, là tutti i giorni. Perché sono più emancipate. Allora, non ci sono richieste? Signore, oggi la trasmissione è così, eh? Quindi, pare che tutti i giorni sarà così. Le nostre bolle le abbiamo fatte, siamo felici, siamo contenti lo stesso. Noi lo sapete, signori, ci accontentiamo di poco. Noi non abbiamo la necessità di dover fare dei grandi numeri perché altrimenti non andiamo avanti e non riusciamo a pagare la bolletta. A noi basta poco. Quindi, mi vedete, io sono tranquillo, io sono sereno, signori. Anche perché, signori, con l'aria che tira qui fuori in generale, no? In Italia, voglio dire, ne abbiamo già parlato prima. Ok, dai, che mancano 2 minuti. Allora, signori, 2 minuti e la trasmissione è terminata. Come vi ho detto, io sono contento, va bene come è andata, non c'è problema. Solo che qualcuno tra voi ha perso la possibilità di poter comprare la grande zanna. Guardate questa, la misura, l'epoca, la qualità, lo stato di conservazione. Voi fate tutti i cambiate, fate zapping, chiedete in giro, chiedete a chi volete, signori. Poi tornerete qui e vi dirò, è già stata confermata, perché, signori, questo per noi è il pane quotidiano. Noi viviamo
della vendita di questi oggetti. Prima un signore si è lamentato, ha detto ma solo arte orientale, solo arte orientale, ormai vedo solo arte orientale. Sì, è il nostro pane quotidiano, noi siamo specializzati in questo. Abbiamo stravenduto di tutto e di più per quanto riguarda l'arte orientale. Ci siamo, come ho detto prima, specializzati, gli altri ci sono venuti dietro per cercare di imitarci e di copiarci. Non ci riesce nessuno, perché continuiamo a essere i numeri uno in questo campo. Quindi, voi potete chiedere a chi volete una zana di questo livello, di questa qualità, a questo prezzo. Signori, credetemi se vi dico che io la pago queste cifre, quella che vi sto chiedendo. È un'opportunità che mi è capitata questa mattina. Signori, una persona che viene, ti porta gli oggetti e tu gli stacchi un assegno, riesce a prendere gli oggetti a dei prezzi meravigliosi. Un discorso è che uno viene e dice, senti, se li vendi è bene, se li vendi se in conto vendita tu non rischi nulla, va bene, ti chiede 1.000 lire in più, tu la... posso già salutare? Tu li prendi, ma quando c'è il prezzo, tu stacchi un assegno, una persona se ne va con la tasca piena e felice anche, tu riesci a proporle a queste cifre. E voi fate degli affari pazzeschi, però va bene. Detto questo, dimmi tu, signori, si conclude per noi la settimana lavorativa per quanto riguarda le televendite, ma noi domani siamo qui a lavorare. Comunque, per quello che mi riguarda, ci vediamo con le trasmissioni mercoledì prossimo, sempre dalle 14 alle 17, noi trasmettiamo mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 17. Per cui, baci. Abbracci, bacetti ai bambini, ci vediamo domani, mercoledì alle ore 14. Let me go home. I've had my run, baby I'm done, I gotta go home. Let me go home. Home tonight, I'm coming back home.